Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Yandere Simulator. Il 28 novembre Yandere Dev ha rilasciato una funzione veramente fantastica e assolutamente utile, ovvero la possibilità di editare le settimane precedenti a quella che si vuole giocare. Per esempio, io che mi sono persa tutti i salvataggi della prima, seconda, terza e quarta settimana, finalmente posso ripristinare le morti delle rivali in modo da simulare la mia perfect run. In questo modo finalmente posso tornare a giocare la quinta settimana e far fuori la rivale che sopporto di meno, ovvero Ritsuko. Sì, ok, sono state fatte anche delle altre piccole aggiunte, per lo più si tratta di bug fix, ma questo è veramente un cambiamento importantissimo che vale la pena approfondire. Per poter accedere a questa opportunità di utilizzare il debugging come meglio credete, non dovete far altro che creare un nuovo salvataggio da zero e poi premere il tasto R, che vi consentirà infatti di iniziare a debuggare quello che vi pare. Per esempio, io non voglio iniziare dalla prima settimana, neanche dalla terza, preferisco iniziare dalla quinta, che è la settimana di Ritsuko, la rivale che ancora non sono riuscita a eliminare per colpa di un bug che mi ha eliminato tutti quanti i salvataggi. Dopodiché devo selezionare come sono morte le altre rivali, o come sono state eliminate in modo pacifico. E visto che si tratta di una perfect run, selezionerò per ciascuna rivale il metodo canonico. In particolare, Kaguya è stata rifiutata da Senpai, Moeko è stata bruciata viva, Onami è stata schiacciata, mentre la piccola cara sportiva Sumiko è stata avvelenata. E tutte le morti, eccetto quella di Kaguya, perché Kaguya è ancora viva anche se depressa, sono state considerate degli incidenti. Adesso è il momento di editare anche le altre informazioni. Per esempio potrei dire che la reputazione di Ryoba è 100, che è molto più comodo, e potrei anche dire che Ryoba si è fatta 84 amici, così per rendermi la vita un po' più comoda. E adesso finalmente possiamo tornare a uccidere quella maledetta Ritsuko. Come un insetto che ronza intorno a un pasto lasciato incustodito, un altro insetto ha cominciato a orbitare intorno al mio senpai. Quest'ultima ragazza proviene da una delle famiglie più ricche di tutto il Giappone e lei guarda dall'alto in basso chiunque abbia meno soldi di lei. Il che ovviamente significa che guarda così praticamente chiunque. Lo capisco benissimo che lei non considera Senpai sul suo stesso livello. Anzi, è più accurato dire che lei se lo vuole tenere come animaletto domestico. Vorrei pensare che il mio Senpai abbia abbastanza buon senso da evitarla, una persona come questa. Ma l'idea di passare la sua vita nel lusso potrebbe essere un po' troppo interessante per lui. Perciò, per assicurarmi che non prenda la decisione sbagliata, dovrò rimuovere questa opzione dalla sua lista e rimuovere anche la vita di questa ragazza. Sembra che l'unico motivo per cui lei si è iscritta è il fatto che questa scuola è molto prestigiosa. A lei non frega niente di studiare, passa tutto il giorno a prendere il sole sul bordo piscina. Sapete, ogni anno ci sono un sacco di incidenti sul bordo piscina. Sarebbe veramente un peccato se lei si addormentasse e poi cadesse e affogasse. Grazie di questo suggerimento, Ryoba. Purtroppo però, quando andate a fare questa cosa, non vi sarà consentito utilizzare i punti studio, anzi vi verranno letteralmente sottratti e questa non è proprio una cosa comodissima. Perciò vi consiglio di non fare questa cosa, a meno che non vogliate effettivamente recuperare un salvataggio come ho fatto io. In generale, lunedì sarebbe il momento migliore per far fuori Ritsuko, perché va a prendere il sole verso quest'ora. Tuttavia, visto che io non avevo il tranquillante perché non avevo i soldi per comprarlo, dovrò rimandare a giovedì, non a martedì o mercoledì, perché in quei giorni Ritsuko non mangia, ha da fare altre cose. Ora me ne vado al lavoro e spero domani di avere abbastanza soldi per far tutto. Ok, è giovedì, vediamo di fare quello che sogno di fare ormai da tanto tempo, ovvero far fuori Ritsuko, la rivale che detesto di più di tutte. Goditi la tua conversazione con Senpai finché dura. Tra l'altro lei è anche molto molto stanca oggi, questo potrebbe semplicemente essermi d'aiuto, direi. Lo sai, Senpai, che potresti anche non seguirla come un cane, vero? Potresti anche seguire me, per esempio, che sono molto più fedele. Ecco, facciamo che tu segui lei e io seguo te, così siamo tutti contenti. Ecco, bravi, separatevi che poi ci penserò io a separarvi definitivamente. Ecco, qui c'è la borsa di Ritsuko. Adesso devo buttarci dentro il sedativo. Perfetto, andiamo pure a lezione ora. E andiamo a tenere d'occhio Ritsuko. Oh, piccola Ritsuko!
Suco, stai mangiando? Ma qualcosa non andava, vero? Ai ai ai, che mal di testa che ti è venuto! Non ti preoccupare, lo capiamo se avevi mal di testa ed eri un pochino stanca. Sogni d'oro, piccolina, io me ne torno pure a lezione. Ecco, Rizuko è appena uscita dalla sua classe. Speriamo che adesso decida di andare verso il bordo piscina, così potrò buttarla nell'acqua. In realtà sta tornando a dormire. Pazienza, magari a un certo punto si sveglierà. Buonanotte, Rizuko. Dimmi che ti svegli, che l'ultima volta che ho fatto questa cosa non ti sei svegliata, accidenti a te. Vuol dire che l'aspetterò qui fuori di piantone, nella speranza che a un certo punto si svegli. A dire il vero è ancora qui e la cosa non mi entusiasma affatto. Te ne vuoi andare, Rizuko, di lì per favore, te ne vuoi andare, che hai rotto. Bene, sono già tutte quante qui che prendono il sole, tranne lei. Infatti qui c'è una sdraio completamente vuota. Che fastidio! Alcuni di voi mi hanno scritto che per fare in modo che Rizuko si alzi dopo il suo pisolino non bisogna guardarla mentre dorme in infermeria, perciò adesso riavvio la giornata e proverò a seguire questo consiglio. Qualcuno di voi effettivamente mi ha anche consigliato di riavviare la settimana, perciò proviamo a fare anche così e proviamo ad avvelenarla di lunedì. Però visto che non ho il sedativo e non posso comprarlo perché mi mancano i soldi, dovrò rubarlo in infermeria e per farlo ho bisogno di costruirmi un simpatico lockpick. Ora andiamo nel workshop e usiamo gli oggetti che ho rubato, ovvero le mollette per capelli prese dal club di teatro e le graffettine prese dalla sala insegnanti. Combiniamole e otteniamo un bellissimo lockpick. E nel caso che funzionasse, voglio anche bloccare l'accesso a tutti i ragazzi che vogliono andare in piscina, così che soltanto Rizuko ci vada, perché lei non ha paura del giudizio altrui e se ne frega altamente dei cartelli. Ecco fatto, adesso la piscina è chiusa per tutti tranne che per lei. Ora arriviamo qui, così che l'infermiera se ne accorga e venga a dare un'occhiata. Chiudiamo le porte dell'infermeria, che mi serve un po' di privacy, e prendiamo il sedativo. Ecco fatto, e con questo ci avveleniamo il bento della piccola cara Rizuko, che non vuole assolutamente morire. Ti aspetto direttamente nello spogliatoio sperando che tu venga. Ecco, al momento la vedo camminare qua su in cima, ma ovviamente adesso non verrà qui perché deve prima fare un riposino, e prima che faccia il riposino vado ad aspettarla. Eccola, eccola! Non ci posso credere che qualcuno pensi che basti un semplice cartello per impedirmi di prendere il sole. Rizuko? Rizuko, sei tu? Sei lì? No, ci sono tutti gli altri che stanno pulendo. Ma c'è anche lei! C'è anche lei! Finalmente! Finalmente è qui! È qui che sta dormendo! Questa strifida, non ci posso credere! Che fatica che ho fatto per fare questa cosa! Mamma mia, mesi, mesi ci sono voluti per avere questa scena! Finalmente riesco a buttarla di sotto, guardatela com'è innocente! Che faccina carina, quasi quasi mi dispiace! No, non è vero assolutamente, non mi dispiace affatto! Allora ragazzi, io vorrei che ve ne andaste per cortesia. Ho detto che la piscina è chiusa, quindi levatevi di mezzo, grazie. Ecco, bravi, adesso che l'ora delle pulizie è finita, spero che vi allontanerete tutti quanti eccetto lei, che invece delle regole non se ne interessa per niente. Perciò Rizuko, di addio alla vita e a senpai, finalmente è arrivato il momento che Ryoba faccia quello che ho sempre sognato, ovvero buttarti nell'acqua. Addio Rizuko, sei completamente svanita nel nulla, no? Vedo la tua sedia laggiù, la sedia a sdraio, tu non so dove, accidenti, sei finita. Evidentemente ti sei dissolta nell'acqua come la sirenetta nella versione originale di Hans Christian Andersen, però vabbè, andiamo verso il nostro giusto destino, ovvero andiamo a casa. Senza testimoni, senza complicazioni, finalmente Rizuko è morta. Oh, che soddisfazione, che soddisfazione, guardate che bello. In realtà la cosa strana è che se do un'occhiata alla scheda degli studenti posso vedere che Kaguya è morta, Moeko è viva, Onami pure, Sumiko anche, Rizuko è morta, non lo so, non ci si capisce niente perché in realtà dovrebbe essere quasi tutto al contrario, ma pazienza. Andiamo via e non pensiamoci più. Adesso immagino che verrà chiamata la polizia perché troveranno un cadavere. Sì, non ci si può fare niente, è tutto normale ed è assolutamente giusto e doveroso che arrivi la polizia. In fondo è appena affogata un'innocente ragazza delle superiori. E poi il cadavere non si può in nessun modo eliminare, quindi dobbiamo per forza fare così. La polizia arriva a scuola e trova il corpo di Rizuko Chikanari, ma non ci sono armi del delitto. E tutti quanti vengono interrogati, compresa Ryoba, che però è assolutamente innocente. Non ci sono prove per fare nulla, la polizia va via disperata perché non sa più che cosa fare. E Senpai è molto rattristato dalla perdita della sua amica.
Ci dispiace tantissimo. Povero piccolo senpai depresso. Che soddisfazione, ragazzi, che soddisfazione. Finalmente possiamo dormire sonni tranquilli. E se diamo un'occhiata alle nostre statistiche, vediamo che la rivale numero 5 è stata aggiornata. Adesso sappiamo che Ritsuko è annegata e che la sua morte è stata considerata un piccolo incidente. Povera piccinina. Oh no, la commemorazione della piccola Ritsuko. Come mi dispiace, poverina, che tragedia. Ragazzi, che ci volete fare? Ogni tanto anche nelle scuole migliori capitano delle brutte cose. Comunque sia, devo dire che questo aggiornamento proprio ci voleva tutto, perché finalmente posso ricominciare la mia strada verso la perfect run. Sì, ok, c'ho il limite che non posso studiare bene come facevo prima, ma troverò comunque il modo di sabotare tutti quanti. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se ci sono altre cose che volete vedermi fare e soprattutto fatemi sapere se anche voi aspettavate questo aggiornamento come non so cosa. Ovviamente sono state fatte anche delle altre piccole modifiche, ma di questo parleremo in maniera più approfondita nei prossimi update. Una piccola cosa, adesso se andiamo nella home page di yanderesimulator.com possiamo notare che Ayano ha cambiato aspetto e adesso ha i suoi nuovi capelli, molto più simili a quelli che vengono sfoggiati anche nelle illustrazioni ufficiali. Inoltre mi avete fatto notare che nella pagina characters possiamo vedere un personaggio nuovo, ovvero Kyoko Tatsuhara, che un tempo doveva essere una delle ragazze del consiglio studentesco, ma adesso mi sembra che abbia un vestito, un uniforme più da poliziotta o qualcosa del genere. Potrebbe addirittura essere un'adulta. Qui c'è scritto chi è, quando è apparsa, quale sarà il suo ruolo, quando la incontrerà il giocatore. Soltanto il tempo ce lo saprà dire e di lei parleremo sicuramente nel futuro. Non mi sembra che faccia parte del consiglio studentesco degli anni 2000, ma scopriremo in futuro di cosa si tratta. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo di Ayano, dei segreti di Yandere Simulator e di Ryoba che finalmente, dopo tanti tentativi, ha fatto fuori Ritsuko Chikanari. Ciao! E mi raccomando, fatemi sapere secondo voi qual è la rivale più insopportabile. Secondo me è assolutamente Ritsuko, anche se tuttavia devo dire che neanche Chigusa mi fa impazzire, ma Ritsuko è peggio. Ciao ciao!